marcia! Andiamo tutti al Disney House of Mouse! E che bussa qui all'House of Mouse? Benvenuto nella House of Mouse. Se vuoi la banda suona anche Strauss. Quanta musica nell'House of Mouse. Su, vieni con noi, un ballo e poi tu non te ne andrai dalla House of Mouse. C'è l'unica musica che vuoi tu, è mitica, caotica, non smetterà più. Porta qui la tua energia, è un mondo di gioia e di magia. La banda sta cominciando a suonare, entra su, tu non puoi mancare. Ehi, bambolina, vuoi ballare? Dai, prova a seguirmi se ce la fai. C'è tanta musica nella House of Mouse. Su, entra con noi nella House of Mouse. Ed ora ecco a voi un roditore che fa per la maggiore, Topo! Benvenuti all'House of Mouse. Oggi è una serata speciale, amici. Orazio, la voce di Topolino. Ops, sono nei guai. Prima di cominciare, c'è una tazzina da tè parcheggiata male. La targa è "Mi gira la testa". La mia tazzina. Mi assicuro che lo spettacolo cominci, perché se no io vi faccio chiudere. Ah, sì? Eh già, è sul contratto, lo dice proprio qui. Spiacente, non sei nella lista, Pietro, e non puoi entrare. C'è scritto qui, adesso sbamba. Questo lo vedremo, pennuto. Me lo presto, signor Wood? Entrerò da solo, Paperotta. Di certo a te non chiederò mai l'autografo. Stasera abbiamo degli splendidi cartoni e le barzellette dell'asino triste chi... Oh, ma prima... Gli Splashing Pumpkins! Oh! Bolletta della luce, del telefono, della nave a vapore... Mimmi, che è successo? Ho visto Paperino volare! Il solito prepotente di Pietro! Pietro? Ancora? Altre bollette? Non le avevamo pagate! Calmati ora! Un giro sulla tua ruota antistress? No! Bene, allora ricordati che finché ci sarà lo spettacolo, le bollette verranno pagate e Pietro non potrà fare nulla! Beh, anche questo è tutto da vedere! Scusate, chi ha ordinato un babbuino col di dietro blu, perché io non me lo mangio? Au! Ora una novità, un cartone in cui Paperino riesce ad avere la meglio su Pietro. Chi sa che sarà uno spesso? Signori, signori, è il vostro capo che parla. Se non siete troppo occupati, non è che per favore potreste occuparvi dei clienti? Oh, sì, se non siamo troppo occupati, forse dopo. Oh, bene. Perché ne ho abbastanza di voi due fannulloni! Quindi ascoltate! Il primo che oggi riuscirà a vendere qualcosa manterrà il suo posto! L'altro sarà... licenziato! Capito? Mettetevi a lavoro! C'è nessuno? Posso chiedere qualcuno? Una cliente! Anche a te, amico mio! Salve, signora! In che posso aiutarla, mi dica? Ecco, sto cercando uno strumento che suoni musica romantica. Bene, ma lo sa che lei è fortunata, perché non c'è al mondo strumento che riesca a suonare musica più romantica di questo fantastico pianoforte! Romantico, non è vero? Wow!
Vuol pagare in contanti o addebita sulla carta di credito? In effetti non era male, ma vede, non era ciò che io considero musica romantica. Oh. Ma come Quella non era affatto musica romantica. Io parlo di una musica dolce che sia come stare seduti in riva al mare al tramonto a fare bacio bacio. Ma esattamente che razza di musica intende? Ecco, diciamo qualcosa come la 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 bolla di sapone. Non è romantica? Ecco. Allora? Sì o no? Una musica davvero romantica. Oh, insomma, l'avete uno strumento che sappia suonare la bolla di sapone come dico io o no? Ancora! Stavo suonando la sua canzone. Ragazzi, chi di voi suonerà meglio uno strumento farà la sua vendita. Allora quello sarò io, signora. Ehi! Chitarra in saldo. Voi ha finito la canzone? Oh, che strumento meraviglioso! Lo compro, a meno che lei non abbia niente di meglio. Oh, altro che... che abbia mai sentito. Prendo questo. Ci vediamo, amico mio. Bene, bene, bene. Quindi sarai tu a mantenere il lavoro. Esatto. Allora mi prendo questi. E tutti i tuoi stipendi del prossimo anno per ripagarmi dei danni che avete fatto nel negozio. No! Rivolisci questa pasta! Suonala ancora! Chi ha fatto entrare quella massa di debosciati? No, che male! Già, un dolore olimpico! Ora è il momento del nostro ospite speciale, l'asino con la coda che si stacca! I-ha! Comincio col dire che non racconterò nessuna delle smielatezze del mio amico Pooh. Appiccicano. Ma cosa sta dicendo? L'altro giorno Christopher Robin ha dato una festa di compleanno. Hanno giocato ad attacca la coda. Su di me. Grazie mille. Ah sì, un house of mouse al buio. Divertiti. Cosa fai? Fermo! Hai le mani gelate! No!
Allora gli ho chiesto uno zuccherino, forse anche due. Oh, la luce! Battiti! Non sono stato io! Poverino! Mimi, è andata via la luce! E perché non paghiamo le bollette? Ora ci sarà il panico! Che facciamo? Topolino, ti vuoi calmare? Ho qui una torcia, vedi? Ah, tu hai sempre tutte le risposte! Oh, santo cielo, guarda! Oh, la batteria! È morta! Lo spettacolo continua, aspettate! Ah! Aladdin, molla il pane! Topolino, vanno via tutti! Oh, questa è opera di Pietro! Ha assalito la nostra batteria! Se crede che per questo fermeremo lo spettacolo, si sbaglia di grosso! Ma da cosa è alimentata? Eccoci di nuovo con voi! Ora guardate questo cartone, farà perdere i sensi a Pietro! Di Topolino. Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Tieni duro, amico! Grazie, amico. Molto ospitale da parte tua, fidarti così di uno sconosciuto. E chi è che farebbe finta di essere travolto da una tempesta? Io! E tu ci sei cascato! Giusto, cugino? Giusto, cugino! Proprio come ai vecchi tempi! Lasciami andare! Ciao, amico! Io sono Topolino! Mi fido sempre di tutti e ora sono legato a una sedia! Dico io, ma che razza di modi sono? Gliela farò vedere a questi due! Una cosa è certa, cugino, rubare i soldi in questo modo è proprio facile! E questa tranquilla baita fuori mano è un nascondiglio perfetto! Già, ma come farete a tirare fuori i soldi da questa macchina? Ehi, chi stai chiamando? Un mio amico! Polizia! Avete chiamato la polizia. In questo momento non possiamo rispondere. Mi spiace, il tuo amico Po non è in casa. C'è la segreteria. E nel caso ti venisse mai in mente di chiamare gli sbirri, sarà meglio strappare la lettera S dall'elenco telefonico. Così non potrai più trovare il numero. Mi occupo io dei soldi. Tu perché non vai in cucina a vedere che cosa c'è da mangiare? E tu non provare a farci qualche brutto scherzo, perché io sono intelligente, sai? Ah, lo so. Il tuo piano era anche piuttosto ingegnoso, finché non hai fatto quell'errore. Quale errore? Lasciare tuo cugino tutto solo in cucina con il cibo. Potrebbe avvelenarti e con te fuori dai piedi sarebbe ricco. Brutto disgraziato avvelenatore di cibo. Credo che sarà il cugino Pietro a cucinare. Chissà perché ci tiene tanto a farlo lui. Oh, lo so! Forse avvelenerà il cibo e si prenderà tutti i soldi! Proprio come ai vecchi tempi. Prego, cugino! Tu per primo, cugino! Perché prima io? Non è che il cibo che hai cucinato tu è avvelenato? Caspita, fortuna che non chiedete a me di assaggiare il cibo! Un altro po'! No, sì, questo è avvelenato! Sì, sicuramente è avvelenato!
Allora tu mi volevi davvero avvelenare, eh? Ma sei tu che volevi avvelenare me? Scusate, chi di voi mi prenderebbe il ketchup? Cugino, ho fame! Tutti abbiamo fame! Oh, io no! Io sono pieno! Fa silenzio! Sono due giorni che non dormiamo e ho bisogno di chiudere un po' gli occhi! Buona idea! Certo, sarebbe un peccato se qualcuno, magari qualcuno di cui vi fidate, cercasse di rubarvi i soldi mentre dormite! In una baita sulla neve, due cugini che non si fidavano l'uno dell'altro volevano rubarsi a vicenda un sacco pieno di soldi. Morale, nessuno chiuse occhio perché nessuno si fidava dell'altro. Fine. Non ci sperare, non mi addormenterò. Stai dicendo che io ruberei i soldi? Sto dicendo che non lo permetterò. Proprio come ai vecchi tempi. Sentite, ragazzi, non ricominciate a litigare. E a scanso di equivoci, padelle e mazze da baseball sono vietate. D'accordo. L'unica maniera di risolvere la questione è di dividerci tutto qui e adesso. E come faccio a sapere che non mi imbroglierai come ai vecchi tempi? Perché io non sono un imbroglione come te, imbroglione! Chi è che chiami imbroglione? Tu, il re degli imbroglioni! Imbroglione, 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 imbroglione! Sei sempre stato un imbroglione! Non c'è stata una sola volta che uno mi abbia imbrogliato! No, tu sei un imbroglione! Oh, fortuna che non sono io l'onesto Topolino a dover contare i vostri soldi! Una a Zic, una a Pietro, una a due a Pietro, due a Zic, una, due, tre a Zic, due più meno una a Pietro, cinque più una a Zic, tre per due a Pietro, poi tre più tre a Zic. Ehi, Zic ne ha molti di più, proprio come ai vecchi tempi. No, non è vero. Ehi, ragazzi, mi è venuta un'idea. Ora che la tempesta è finita, potete riportarli in banca e farli contare dal cassiere. Un momento, non è che poi la banca si fa pagare per contare i soldi? Io ho sentito così. Ma chi vuoi prendere in giro? Qui si prenderanno una parte del malloppo. Va bene, c'è un altro posto dove potete portarli, dove i vostri soldi verranno contati onestamente. Polizia? Qui c'è qualcosa che non mi convince, cuginetta. Aspetta un momento, io so dove stiamo andando. Topolino ci ha portato dall'amico che cercava di chiamare prima. E questo polizia ci aiuterà a contare i nostri soldi, giusto? Sì, giusto. Andiamo. Guarda! Questo posto è pieno di sbirri! Che facciamo, cugino? Che facciamo? Sarà meglio nascondervi! Svelti, entrate qui! Mettetevi queste, così nessuno vi riconoscerà! Il mio amico polizia sarà subito da voi! Ehi, cugino! Mi sa che questo amico di Topolino è uno sbirro! Ehi, io credo che siamo finiti in prigione! È sempre tutta colpa tua! No, ti sbagli! È sempre tutta tua la colpa! Proprio come ai vecchi tempi! Grazie per l'energia, Zeus! Ti porterò dei panini farciti come omaggio della casa! Topolino, tu sì che sei un topo! Ah! Sì, gli faccio vedere io chi è il topo! Wow! Fermo! Hai le mani fredde! Taratara du 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 diri diri di bu bu. I suoi panini, signore! Mi dispiace dirglielo, ma i titani hanno rubato la sua biga! Cosa? Il mio bolide delle nubi! Questa volta li esilierò per sempre! Oh, signore, la sua saetta divina! Un applauso per gli Splashing Puppies! Oh, caspiterina! Adesso cinque siamo da guai! Mi arrendo! Lo spettacolo non può continuare! Se si arrende lui, lo faccio anch'io! Brutte notizie, ci sono arrivate un mucchio di fatture! Pippo, perché sei in mutande? Un altro mucchio di fatture? Oh, le scaricheremo dal... Scaricheremo? Ci sono! Avanti, venite con me! Uno, due, tre... Carica! Cosa volete fare?
cosa? La biga non è stata rubata, ma vedo che qualcuno sta mangiando i miei panini. Ne vuole uno? Sono ancora caldi. Sei stata in gamba come sempre, Minnie. Lo spettacolo deve continuare. Ci vediamo. Arrivederci. A presto. Ciao. Che grande spettacolo, eh? Tranne per la luce che se n'è andata due volte. Ehi, spegni i bolletti spiriti. E tu accendili. E ora un annuncio importante. Siete tristi, infelici, depressi? Forse anche di più. Allora vi serve questo. La nuova magia Disney in bottiglia. Sì, basta una spruzzata e sarete le persone più felici del mondo. E chi vuole essere felice? E per i brontoloni senza speranza c'è una bottiglia di magia Disney enorme. La magia Disney in bottiglia. Non funziona con i cattivi e con gli avvocati. Per oggi è tutto. Ci vediamo molto presto. C'è tanta musica nell'House of Mouse. Su, entra con noi nella House of Mouse.